te, Verbo del Padre, Figlio dell'uomo, nato a Betlem, mi riconosci, padre e pastore. Manu, il grande amico mio, il numero uno di Assisi, il numero uno di Assisi, Manuele Giusto. Oh, Dio dai amici. Il top del top, ragazzi. Manuele Houston ha fatto la storia del calcio umbro, ragazzi, dovete ringraziare di conoscerlo. Allora. Oh, facce belli, Sfidiamo l'incertezza, il cuore vola in cammino. Dailo di là, Mari. Di là, di qua. Che vanno a giro, no? Che vanno a cazzare. Non è che cambio? Vederai la mia ricchezza. Bene a te, se tu me crede. Io te darò quel che dovete. E il regno d'Ungheria, e Inghilterra con la Spagna. Lui? E lui, vabbè. E non ho capito qual era la macchina, quella bandierina. Aia, sì, aia. Ma cerca un po', guarda, guarda che bella basilica, si fa proprio la basilica. Dove viene a trovare, mi ha bloccato sto cane, mi ha rovinato gli anni che mi rimangono, mannaggia la maglia la puttana. Sì, guarda, lo so che muori bene, però vedi, ma vedi come mi hai ridotto, già so due ore, 2015, adesso 2017, ho stato pure in spiga al 17. Due parole che stridono. Uscire i boschi, 445 boschi che vogliono ricordare, che cosa? Vogliono ricordare i sacerdoti che portano una parola di pace e sono stati uccisi. Uccisi a causa della buona notizia, della bella notizia. E allora li vogliamo ricordare in questo Natale, perché sono coloro che creano comunione e la Chiesa non si stanca di inviare questi pastori. L'ultimo, due giorni fa, Padre Tito in Indonesia. No, no, io fo il 21. Che 21? Il 21. No, tu hai detto... 37. E sì. Come? Ah, ah no, sì, sì. Signor Bolletta, sì, sì. Danilo, sì, sì. Se ricordo, sì. Dica, sì. Dica. Sì. Dica. No. 37, senza accusa.
Guarda, veramente è fatto. A 3-7, come ha detto una storia. Come tu hai detto, tu hai detto che non si accuso. A che hai detto te? Ho detto quello che ho detto. Su, faccia. Due buoni passi. Due scene. Capite perché andiamo avanti noi della parte di sotto? Due scene. Due scene, grazie Francesco. La volta reale non te la do. No, due scene. Perché lui scena con tre ma io una domanda la devo fare. Ormai si... sì. Che ne pensi del signor Renzi? Renzi? Renzi. Renzo, il cognato di Dio sono? Tutte e due, Renzo. Renzo il cognato di Firenze. Quello di Firenze. Matteo, il parente di... quello è il parente di Firenze, no? Ah, il parente di Firenze? Non lo conosco io. Non lo conosco. Parente di Renzi? Non conosco io. Non conosco. Renzi. Posso dire la mia su Renzi? Guardi che... No, posso dire la mia su Renzi? Preferisco non dirla. Non so se sarà perché quando vengo a penso da quando eravamo in Taci, non c'eravamo niente, però c'eravamo tutto. C'era Don Pietro, anche quello, ci portava al campeggio, facevamo il carnevale, adesso devo dire perché non stavo funzionando. E la gola secca. Che ne so, saranno le cugine che mi vogliono bene, una mi fa la polenta, quell'altra mi fa i castagnoli, a parte gnocchi. Sì, mi ha detto che si è stufato. Vero, e certo, io non posso giocare, te credi, sono come il pesce, sono tre giorni. Io non è per mettere conclusioni, no. Perché mangi come uno grosso. La verità non devo fare. In 5 giorni mi si è mangiato, si è mangiato la pensione. Santa Maria, vabbè, no, è così, che ne so, sarà. Saluta! Allora, tu sei... il flash se no riflette sulla testa di Maria. No, fammi no, adesso dopo la... Priore, è soddisfatto? No, ben cazzo. Su questo va bene. Via! Lo cedete, lo ce l'hanno, lo scienziato. Che rispetti! Omaggi! Ragazzi, mi rispetto. Oh, ecco allora! Arriviamo, arriviamo, fammi parcheggiare. Ce l'hai? Sì, ce l'abbiamo. Non sta la vernaccia. È il mio amico Emanuele. Non sta la vernaccia. Ce l'abbiamo. Yeah.
Ciao Emanuele. Vediamo, ci riuniamo tutti insieme alla gabbietta. Rubriciamo noi, ricorda il nostro nome. Siamo la bestia nera dell'unico bambone. Giriamo col furgone alla sera al mattino. Veniamo al volo onore dell'essere campioni. Il giorno del verdetto sempre chiusi gli appicini. E i nostri cuori uniti battono forte più di prima. Noi siamo il passato e il futuro che verrà. E questo è l'inno che tutta la parte canterà. Mi pareva strano. Dimmi, no, 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 niente. Dimmi. Mamma, dico, come sa? Non sapevo che stava all'esplorato. Enia. Bene, beh, benino, benino. Non sapevo che stava all'esplorato, l'ho saputo adesso. No, no, benino. Salute, tanto. Mamma, via. Adesso? Sì, la sviluppa. Oh Dani, lavora con la scritta 2018 senza Daniela, noi ci stiamo portando. Ecco Emanuele. Dove che vive? Via così, mi ha capisco sto bambinato. Mi ha capisco, mi ha zanno. Vedi a mano a mano, arriverà. Signora, buonasera. Ma da puntato glielo farei il grande ingresso. Saluto, maestro. Vorrei sapere come ce la metta. Gioca meglio il calcio o il tennis? È bravo Gianfranco, è bravo. I miei rispetti. Buonasera. Hai sentito Manuel? Questo sto fatto di male. Dopo dove lo vediamo sto filmato? Su YouTube. Paolino, devi fare una ripresa. I miei rispetti. Scusi, no.
i miei visti di mare. Ciao. Guarda. Come sei? Bene, grazie. Signora, tutto bene? Tutto bene. Rievochiamo piccolino. Io qui ci dovrei aver fatto un sacramento, uno dei due l'ho fatto. La cresima, perché dopo l'altra volta sono stata chiara, ma non ho capito perché. Che? Uno dei due sacramenti, o la cresima o la comunione, uno l'ho fatto qui. Ah, sì? Allora, ma date un bacione da Enia, Enia, ciao, ti voglio bene. Dai, dai un bacione. Dai un bacio a Ani. Mandala, un bacio a Ani. Bravo, amore, bravo. Che mi sei raccomandata. Amore. Enia, ciao Enia, saluta Enia, mandale un beso a Enia, un bacio grande, così, bravo, così. Bravo. Come sta Enia? Bene, bene. È mai tornata? No. Ah, stasera sarà la messa, sapeva che sarà la prima, ma che triste. Mamma mia! Questo, vabbè, dopo te lo dico. Cazzata è cazzata. Ma la polmona è guarda il vino, pieno di vino, quando bevevo non c'era mai il vino, adesso è pieno di vino, non bevo più, pieno di vino. Procede bene, ogni tanto qualche intoppo, ma scorre bene. È il numero uno. Numero uno. Appena... Prontissimi. Marino, pronti con sti ragazzi? Pronti. Andate! Noi vi risorgeremo. Aspettate, è in partire. Comunque risorgeremo. Grazie Vittoria. Thank you.
Walter, grande. È vero, hai trovato il posto perfetto. Hai trovato il posto perfetto. Ma chi strillati? Ma che ne so, sì. È il fotografo, no, è il fotografo. C'è, ma la luce. Lo porti giù a San Pietro. Questo è un pazzo scatenato. Guardi, guardi. Mani proprio che sta mica con la testa. No, chi ci sta con la testa? Gianni? No, Gianni è il suo tutore. C'è una via. Però fa una foto almeno decente. Ci chiappe la luce. Thank you.
Sergio! Oh! Dai un bacio da Gianni, fai gli auguri. Un bacio da Gianni. Dalla Maria Assunta, sì. Sergio, da lì dopo. 17, 18, 19 maggio, vero? 17, 18. Ciao! Gente, tutti i giorni faceva un'attività veramente bellissima di sostegno alle persone in difficoltà che andavano in ospedale, al Fiero Toppetti, che però era questa grande... aveva questa grande umanità, no? E allo stesso tempo aveva questa passione per teatro. Io l'ho avuto amico in qualche teatro a Sisano, ma parliamo veramente di 50 anni fa. Poi lui è riuscito da Lino Banfi al maestro Avati, da Villaggio ogni tanto a Raffaella Carrà e a Domenica Inn, no, l'abbiamo visto sempre, però ritornando ad Assisi con l'umiltà e con la tranquillità. Adesso ha messo insieme, grazie a Sandro Allegrini, un libro molto bello. Questo libro il sindaco avrà il piacere di presentarlo nella città di Alfiero, perché è vero che risiede a Bastia, anche se noi diciamo sempre che Assisi e Bastia sono un tutto, no? Quindi Alfiero è un assisano veramente che nel cuore amiamo tanto, e il 12 aprile nella sala della conciliazione il sindaco presenterà il libro e farà questo dono alla città nel nome di un grande amico. C'è solo un problema, Gianfranco, dove metteremo tutta la gente che interverrà? Non lo so. Io mi preoccupo che non ci sarà nessuno. Grande, non ci dovrebbe essere il problema. Va bene. Anche perché lui è un anno.